Ciao! Bentornati al programma televisivo di oggi trasmesso da Spettacoli Televisivi con notizie come Michelle Hunziker, la preoccupante malattia, è entrata nella sua vita. Ecco cosa è accaduto alla conduttrice, showgirl, modella, conduttrice televisiva, attrice, Michelle Hunziker è uno dei personaggi di spicco della televisione italiana. Solare, brillante e con un'energia fuori dal comune. La bella svizzera è amata dal pubblico ed è entrata nel cuore dei suoi telespettatori. Nasce nel 1977 a Sorengo, un piccolo paese in Svizzera, e a soli 17 anni, decide di inseguire i suoi sogni. Si trasferisce in Italia per cercare la sua strada nel mondo della moda e dello spettacolo. Dopo alcune iniziali delusioni, Michelle non demorde ed il suo contagioso sorriso viene inevitabilmente notato dall'agenzia Riccardo Gay. La Hunziker diventa la modella di diversi brand come Armani e Rocco Barocco e posa per la pubblicità di Intimo Roberta. Gli scatti piccanti e i cartelloni che invadono la città permettono alla bellissima svizzera di non passare inosservata e gli occhi di tutti sono puntati sul suo fisico statuario. La bella Michelle, però, non è celebre solo per il suo aspetto esteriore. Donna intelligente e colta, durante l'esperienza da modella, si impegna anche nello studio della recitazione, tanto che nel 2004 recita in Love Bugs al fianco di Fabio De Luigi. Diventa anche conduttrice di Paperissima Sprint, presenta Zelig insieme a Claudio Bisio e diventa il celebre volto di Striscia la Notizia. Michelle Hunziker, la malattia, entra nella sua vita. Michelle Hunziker, celebre volto della televisione italiana, non è solo attrice, conduttrice e modella. La bella svizzera è anche un'amorevole mamma che dedica anima e corpo alle sue figlie. La primogenita si chiama Aurora ed è nata dal matrimonio con il cantante Eros Ramazzotti. In seguito, inizia una relazione con Tommaso Trussardi e dal loro amore nascono Sole e Celeste. Com'è risaputo, Michelle ha una famiglia allargata che ama follemente e, come ogni mamma, si preoccupa molto per le sue bambine. Durante un'intervista rilasciata a Verissimo, la Hunziker ha affrontato la questione figli e ha confessato della malattia entrata nella sua vita. Alla domanda di Silvia Toffanin sulla salute fisica delle bambine, Michelle confessa: Aurora sta bene, le altre due bambine le stiamo controllando perché avevano un po' di streptococco, come tanti bambini. Ho dato loro un antibiotico. Fortunatamente non è nulla di grave. Si tratta di un'infezione batterica che provoca febbre e mal di gola. Michelle Hunziker fa parte di una numerosa famiglia che ama follemente. Da giovanissima mette al mondo Aurora Ramazzotti, nata dall'amore con il cantante Eros. Con lei ha imparato a fare la mamma e, nonostante le mille preoccupazioni, è cresciuta insieme alla primogenita. Aurora oggi ha 27 anni ed è felicemente fidanzata con Goffredo Cerza. La coppia, lo scorso 30 marzo, ha dato alla luce il piccolo di casa Hunziker, Cesare Cerza. Michelle, in occasione della nascita del suo primo nipote, ha dichiarato che più che sentirsi nonna, è una mamma al cubo. Si dedica, quindi, alla cura di sua figlia Aurora e di suo nipote Cesare.